ieri sera, non sapendo cosa fare, in realtà avevo tante cose da fare, però non sapendo cosa fare, ho messo nella PubMed, ho imputato le parole benzodiazepine, vedete ipnotici, benzodiazepini, c'è triazolam. Allora, se vedete il numero di pubblicazioni, riuscite a capire che stiamo parlando di un argomento sicuramente importante. Passo subito a un aspetto fondamentale che è questo. Poi il professor Biggio vi farà vedere il passaggio che c'è stato dal famoso discorso delle benzodiazepine ai cosiddetti composti non benzodiazepinici. In realtà, e anche lui ve lo mostrerà, che le maggiori differenze poi sono soprattutto magari a livello di quello che è l'azione farmacologica, ma se andiamo a vedere proprio nell'ambito dell'utilizzo clinico, se ci sono grandi differenze, allora vedete qui il National Institute of Clinical Excellence, vedete cosa dice in questa linea guida, che i profili di efficacia e safety di benzodiazepine, i famosi Z-drug, sono sostanzialmente analoghi. La scelta tra le due categorie di farmaci dovrebbe essere guidata unicamente dai costi, questa è l'osservazione. E quindi questo ci fa capire che non c'è una così grande differenza dal punto di vista proprio strettamente clinico. E poi vi farò vedere per ultimo cosa dicono le ultime linee guida. La vera differenza però tra queste due categorie di farmaci forse sta proprio in quello che è l'effetto su quella che è la struttura del sonno. In che senso? Nel senso che lo vedete riportato qua, quello lo vedete riportato qui, vedete, le benzodiazepine tendono ad aumentare il sonno 2 non REM, non hanno una grossa azione sul sonno profondo, mentre invece, vedete qui, gli Z-drug hanno la caratteristica proprio di aumentare la quota di sonno profondo. Allora questo sembrerebbe a prima vista una grossa potenzialità da parte degli Z-drug, ma poi, come vi farà vedere anche il professor Biggio, questo potrebbe essere anche però un effetto negativo, nel senso che, sapete meglio di me, ci sono dei fenomeni legati al sonno profondo, fenomeni come il sonnambulismo, come i risvegli confusionali. Ecco, allora questi farmaci che aumentano il sonno profondo in qualche situazione potrebbero incrementare appunto questo rischio di sonnambulismo e di eventi diciamo confusionali durante il sonno. Ma vorrei, proprio restando nell'ambito strettamente clinico, cercando di darvi alcuni messaggi a mio avviso importanti, è ritornare al discorso delle benzodiazepine e degli ipnotici in generale e quelli che sono ritenuti i famosi effetti negativi importanti, fondamentali. Per anni sono passati messaggi su questi aspetti come la sedazione, l'effetto negativo sulla memoria, le cadute, la depressione respiratoria. Ma tutto questo è veramente così importante? E allora ve lo farò vedere molto velocemente. Depressione respiratoria. Se voi parlate con qualunque medico vi dirà le benzodiazepine e gli ipnotici sono un problema per chi ha un aspetto problematico respiratorio durante la notte. Può essere un problema per chi ha le apnee, per chi russa. In realtà, qui non ve lo faccio vedere per problemi di tempo, sapete che ci sono dei lavori molto recenti che ci hanno indicato come l'utilizzo di alcuni farmaci, ad esempio ipnotici a breve emivita, può addirittura essere favorevole su quello che è il problema respiratorio notturno, perché chi fa le apnee tende ad avere delle oscillazioni molto importanti durante la notte e legate appunto queste oscillazioni agli eventi respiratori patologici. Se io diminuisco queste oscillazioni, paradossalmente posso migliorare il quadro respiratorio. Ma non è solo questo. Guardate, questi sono i dati di farmacovigilanza appunto riportati recentemente. Se voi vedete qual è l'impatto negativo, ad esempio, sulle apnee da parte delle benzodiazepine, vedete un impatto che sicuramente c'è, ma non è così rilevante. Guardate cosa fanno tanti altri, guardate cosa fanno tanti altri farmaci che hanno un effetto negativo sulla respirazione. Farmaci che sono a volte anche non neanche supposti tali, la digossina, la quetiapina, la clozapina, molto molto più impattanti negativamente su quella che è la respirazione. Ma nessuno sa queste cose. Noi sempre le benzodiazepine, gli ipnotici, fanno male, sono un rischio. Memory impairment. Chi di voi non sa che le benzodiazepine, gli ipnotici possono creare problemi di memoria? Certo, ne abbiamo discusso per anni. C'è stato poi questo famoso lavoro che aveva dimostrato che l'utilizzo delle benzodiazepine aumenta il rischio di demenza. Ma questo lavoro era un lavoro veramente importante, ben fatto dal punto di vista scientifico? Forse no, perché quando vediamo, e questo è un altro lavoro, che ci dimostra come se facciamo uno studio prospettico, in realtà
notiamo che non c'è questa stretta relazione tra farmaco ipnotico e rischio di demenza. E d'altro canto c'è un altro aspetto altrettanto importante: non tutte le benzodiazepine hanno un impatto negativo sulla memoria. L'impatto negativo sulla memoria, come vedete qui in questo lavoro, in questa diapositiva, è soprattutto appannaggio delle benzodiazepine a lunga emivita. Farmaci che hanno una breve emivita hanno un impatto molto molto inferiore sulla memoria. Ma ultimo e non ultimo è il discorso proprio dell'emivita per quanto riguarda l'utilizzo, ad esempio, in una situazione, questo è un lavoro nostro recente che abbiamo pubblicato, con l'utilizzo della diverse dosi di triazola nella middle of the night insomnia, cioè soggetti che hanno dei risvegli nel corso della notte e che prendono ad esempio un farmaco ipnotico come il triazola. Cosa succede? Succede, noi l'abbiamo dimostrato in questo lavoro pubblicato su Journal of Neurology, che se tu prendi un farmaco come ad esempio il triazola a basse dosi non c'è nessun effetto negativo sulla memoria, anche il giorno dopo. Ma questo perché? Perché qui c'è il concetto fondamentale dell'utilizzo di piccole dosi e l'altro aspetto altrettanto fondamentale, l'utilizzo di farmaci a breve emivita. E sempre per quello che è il rapporto tra memoria, demenza, farmaci ipnotici, non dimentichiamoci un altro aspetto fondamentale. Questa recente, vedete questo case control study, sempre condotto in Asia, perché voi sapete che in Asia hanno delle grosse potenzialità, possono studiare migliaia e migliaia di soggetti, hanno dei grossi vantaggi rispetto a noi, sia in termini di popolazioni studiate, sia in termini di supporto economico per fare questi studi. Allora vedete questo aspetto importante. Se andiamo a vedere di per sé qual è il rischio dell'insonnia nel determinare un aumentato rischio di demenza, vedete una cosa sorprendente, soprattutto vedete qui riportato, soprattutto per i soggetti più, scusate, questo è fatto per i giapponesi, visto che abbiamo, perché è molto piccolo, quindi non si riesce mai a schiacciare quello giusto, vedete soprattutto per le popolazioni più giovani, addirittura 40-59 anni, 20-39 anni, cioè quindi il fatto di essere insonni, soprattutto nei soggetti più giovani, determina un problema appunto di aumentato rischio di demenza. Altro aspetto altrettanto importante, il problema delle cadute, rischi di frattura, questo sia per le benzodiazepine che per gli Z-drug, è così importante e rilevante? Guardate questo recente lavoro che dimostra chiaramente come ad esempio i farmaci antipsicotici, come i farmaci antidepressivi, hanno un maggior rischio, sicuramente molto più importante di quello che sono le benzodiazepine. E ancora una volta qui la distinzione tra benzodiazepine a lunga e breve emivita. Ma non solo, rischio di fratture, ancora una volta, si parla sempre delle benzodiazepine, ma non dimentichiamoci che gli antipsicotici, gli antidepressivi, per non citare poi i barbiturici, costituiscono sicuramente un rischio molto molto più importante dei farmaci ipnotici e delle benzodiazepine. Ma qual è il reale problema? E questa è una delle cose su cui noi abbiamo lavorato negli ultimi anni e sicuramente, secondo il nostro punto di vista, è un aspetto molto molto importante. Il problema dell'abuso e dell'uso prolungato. Questo è uno studio condotto negli Stati Uniti, ma è un esempio, che ci dimostra come una buona percentuale di soggetti che cominciano un trattamento benzodiazepinico poi lo tendono a portare avanti nel tempo, a cronicizzare nel loro utilizzo. Stati Uniti. Questo è un esempio invece di un altro lavoro retrospettivo condotto in Germania e questo è un altro lavoro condotto ad esempio in Giappone. Sicuramente da parte delle benzodiazepine c'è questo rischio di portare avanti l'utilizzo, l'uso anche a lungo termine. E questo è sicuramente un aspetto che a me ad esempio come clinico e come neurologo, un aspetto che non piace tanto. Non piace tanto e io vorrei, questo è il mio sogno, poter fare un giorno delle campagne come questa che hanno fatto appunto i colleghi australiani, delle campagne dove la prescrizione del farmaco ipnotico si associa anche a una sorta di educazione del paziente. Stai attento, il farmaco devi cercare di usarlo non per un periodo di tempo molto lungo, e questo lavoro che invito tutti a leggere è un lavoro molto importante che ci dimostra l'efficacia di quello che può essere un trattamento, diciamo, supportivo al paziente che utilizza questi farmaci. Ma quando parliamo, e qui voglio essere molto chiaro e molto netto, quando parliamo di abuso, non è vero che l'abuso è praticamente generalizzato a tutti gli ipnotici, a tutte le benzodiazepine. Noi purtroppo abbiamo
un farmaco che in particolare ci crea questo problema ed è il lormetazepam. Il lormetazepam rispetto a tutti gli altri è un farmaco che sicuramente è un farmaco che viene largamente utilizzato e di cui molto si abusa anche appunto in Italia. Il lormetazepam, se voi vedete ad esempio la differenza tra lormetazepam gocce rispetto all'lormetazepam compresse, vedete che c'è una grande differenza. Quindi questo abuso relativo all'lormetazepam sembra essere strettamente legato all'utilizzo delle gocce. Noi l'anno scorso ci siamo posti questo problema, ma quindi è un problema di gocce o è un problema legato alla sostanza di per sé? Allora questo era un dato che ci interessava e per questo siamo andati a vedere il network della farmacovigilanza italiana per vedere appunto se era strettamente legato alla composizione oppure al prodotto stesso. Questo perché? Perché sapete che ci sono due prodotti come lo Zolpidem e come il Triazolam che attualmente sono disponibili sia in gocce che in compresse. E allora ecco quello che il risultato del nostro lavoro di valutazione dei dati della farmacovigilanza. Sicuramente è il lormetazepam di per sé che viene abusato in gocce rispetto alle compresse. Tutto ciò non avviene per il Triazolam, tutto ciò non avviene per lo Zolpidem. Quindi sembra essere un problema strettamente legato appunto alla molecola. E poi magari poi professor Biggio, perché noi abbiamo discusso di questa cosa molto a lungo, vi spiegherà perché. Ma l'utilizzo di farmaci ad alte dosi, di farmaci ipnotici ad alte dosi, è un utilizzo che va, diciamo, in una qualche maniera condannato per qualche ragione particolare. Sì, per noi la ragione particolare è questa, quello che è l'effetto sulla struttura del sonno. Questo è un nostro lavoro che abbiamo pubblicato in grossi abusatori di farmaci ipnotici e siamo andati a vedere com'era il sonno di questi soggetti e quello che abbiamo visto in questo lavoro è questo, che dal punto di vista della struttura del sonno veniva ad essere soprattutto intaccata la microstruttura del sonno, cioè quelle che sono le micro oscillazioni che avvengono durante la notte. Queste micro oscillazioni che sono molto importanti, perché? Perché sono le micro oscillazioni che in una qualche maniera sono correlate alle funzioni cognitive. E allora ecco questa la conclusione del lavoro, che l'abuso cronico di benzodiazepine provoca una rigidità microstrutturale del sonno. Queste oscillazioni tendono ad essere completamente abbattute. E allora, siccome queste oscillazioni sono che cosa in realtà? Sono il dialogo tra corteccia e strutture sottocorticali. Sono quelle oscillazioni che consentono al soggetto, ad esempio, di compiere quel processo importante che è il consolidamento della memoria. Se io abbasso queste oscillazioni ho un effetto negativo sul consolidamento della memoria. Allora ecco che è questo l'aspetto che per noi è importante, non tanto cercare di dire no all'abuso di benzodiazepine perché fa male al fegato, perché poi in realtà abbiamo scoperto che a livello epatico non ci sono assolutamente conseguenze, ma per quello che succede a livello cerebrale. Vado a concludere cercando di focalizzare su quello che è il problema di questi farmaci ipnotici in base a quelle che sono le indicazioni delle ultime linee guida americane. Queste sono le linee guida dell'American Academy of Sleep Medicine e vedete cosa ci dicono chiaramente queste linee guida. Si possono utilizzare farmaci benzodiazepini agonisti receptor, che sono lo Zaleplon, lo Zolpidem. Si possono utilizzare le benzodiazepine come il Triazolam, il Temazepam. Si possono utilizzare gli agonisti dei recettori dell'orexina. Questi sono i farmaci indicati dalle linee guida americane. Mentre non sembrano esserci indicazioni per farmaci come la melatonina, come il triptofano. Ma se poi andiamo a vedere le linee guida europee, che sono state pubblicate qualche mese dopo, le indicazioni sono esattamente le stesse. E quindi allora, ecco perché capirete che nella prossima relazione che farà il professor Biggio, lui si concentrerà soprattutto a discutere di due composti, che sono il Triazolam e lo Zolpidem, perché in realtà, oggi come oggi, sono i farmaci ancora indicati dalle linee guida americane ed europee. Ma allora cosa succede con i nuovi farmaci? Cosa succede con quei farmaci che vanno a bloccare, ad esempio, i recettori dell'orexina? Perché questi sono i nuovi farmaci importanti. Una categoria sicuramente interessante, perché da una parte abbiamo chi stimola i recettori del GABA, dall'altra abbiamo farmaci come questo, il Suvorexan, che vanno a bloccare i recettori a cui si lega l'orexina. L'orexina, sapete, è una sorta di cocaina endogena, cioè quindi è quella che mi stimola i centri della veglia. Allora l'idea è quella di dire
blocchiamo i recettori a cui si lega l'orexina e andiamo a vedere appunto se in questa maniera riusciamo a ottenere un sonno soddisfacente. Ma qual è il problema? Il problema ve lo faccio vedere subito qui da questa diapositiva. Guardate il dosaggio, la posologia, 10-80 mg. Quando io mi trovo di fronte a un composto dove c'è questo range molto ampio, 10-80, io non sono molto convinto. Ma non è solo questo. Poi ci sono degli effetti collaterali. Ad esempio, il più frequente è la sonnolenza. Uno dice, beh, ovvio, utilizzo un ipnotico, quello che voglio ottenere è che il mio soggetto dorma. Ma il problema è questo, che se io mi metto ad occupare quei recettori a cui si lega l'orexina, il problema è che poi posso avere sonnolenza magari anche il giorno dopo, e quindi devo stare attento in questo senso. E poi guardate l'altro aspetto caratteristico. Quali sono gli effetti collaterali di questi farmaci? Fenomeni simil cataplettici, paralisi da sonno, che sono esattamente quelle che sono i sintomi caratteristici della narcolessia. Cioè quindi un farmaco che va a bloccare i recettori dell'orexina mi può creare paradossalmente un narcolettico. Voi sapete che nel soggetto narcolettico quello che va a mancare è proprio l'orexina. E quindi ecco che questi farmaci possono avere questi specifici effetti collaterali. Questo è poi un altro esempio molto importante che volevo citare. Noi questi farmaci pensiamo che siano poi farmaci molto più tollerati e molto meglio utilizzati rispetto ai classici ipnotici. Questo lavoro, ed è fatto nel 2016, è pubblicato su Journal of Clinical Psychopharmacology, ci dimostra che il potenziale abuso, ad esempio, da parte di questo antagonista del recettore, è esattamente sovrapponibile a quello dello zolpidem e quindi non sembra avere dei grossi vantaggi. Questi sono altri farmaci che agiscono sempre in questo senso, l'almorexan, dove si sta cercando anche qui un dosaggio ottimale tra 100 e 200 mg, e questo ad esempio è un altro farmaco che è l'emborexan, anche questo un antagonista dei recettori dell'orexina, dove vedete però la cosa interessante, si va ancora a cercare il dosaggio ottimale da 1, 2,5, 5, 10, 15, 25 mg. Ecco, io ripeto, io così se devo dare un giudizio da povero clinico, ecco, devo dire che se un farmaco, non so bene se agisce a 1, a 20, a 15, 20, ecco, c'è già qualcosa che non mi quadra. Ma perché non mi quadra? Perché non dimentichiamo una cosa fondamentale. Quello che io richiedo a un farmaco ipnotico è quello di farmi dormire. Ma state ben attenti. Dei dati recenti ci dicono che se penso a quelle che sono le conseguenze dell'insonnia, non mi basta il paziente che mi dice non dormo, ho preso il farmaco X e ora dormo. Il dato soggettivo non è un dato molto molto ed è sempre convincente. Perché? Perché sappiamo benissimo che le conseguenze importanti dell'insonnia sono presenti soprattutto nei soggetti che ti dicono di dormire poco e che in realtà dormono poco. E allora quello che io devo chiedere a un farmaco ipnotico è che non è che abbia un effetto placebo o simil placebo, ma che sia un farmaco che effettivamente mi migliora la quantità di sonno. E allora mi sto avviando alla fine. Il mio amico Dick Pervenage, in questa recentissima review sulla prescrizione dei farmaci nell'insonnia, vedete cosa dice a un certo punto: la pillola ideale per dormire non esiste. Non esiste, qui siamo 2018. Quindi vuol dire che questo fatto che siamo ancora alla ricerca di quello che è l'ipnotico ideale ci fa capire perché farmaci come ad esempio il vecchio triazolam o anche appunto il meno vecchio, ma anche lui abbastanza vecchio, zolpide, di cui appunto ci parlerà poi il professor Biggio, sono essenzialmente farmaci che ancora hanno un loro largo spazio e un impiego importante nei nostri pazienti.